La passione di nostro Signore Gesù Cristo e il poema dell'uomo Dio. Contatti? Seguitemi dopo la sigla. Un santo saluto dal vostro Salvatore e da Radio Sole Vivo. Oggi registriamo questo video dopo la mega live di ieri. Mi sento ancora un po' intontito, però vi ringrazio tanto perché già quasi 5.000 persone hanno visto il video e quindi è importante non tanto considerare le date quanto considerare che sarebbe importante, molto importante per noi, se riuscissimo a portare soltanto una piccola porzione di queste persone che hanno visto il video ad una confessione generale sacramentale e quindi alla Santa Eucaristia in questa settimana santa. Quindi questo è l'unico motivo della live, non tanto le date, non ci affezioniamo alle date, sappiamo che le date non sono importanti, come ci avete segnalato molti di voi nei commenti. Però era questo il motivo reale che ci ha spinto a fare quella live. Quindi speriamo questo. Niente, oggi ci troviamo, come dice l'intro, a leggere la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Oggi la vogliamo leggere da parte dell'ultima mistica che abbiamo individuato, perché poi venerdì prossimo è già la morte di nostro Signore, quindi vediamo un attimo, magari prepariamo qualche sorpresina per gli utenti del canale. Ma oggi vogliamo valutarlo da parte di una grande mistica del nostro tempo, la Maria Valtorta. Maria Valtorta ha redatto un'opera straordinaria, tanto amata quanto odiata, il poema dell'uomo Dio. In questa grandissima opera ci sono una descrizione minuziosa di fatti veramente di situazioni come soltanto Maria Valtorta sa fare. E quindi vi lascio a gustare la passione di nostro Signore nel testo di Maria Valtorta, tratto dal volume 10 del poema dell'uomo Dio. Eccolo qui, ce l'ho vicino a me, e quindi chiunque di voi può chiederlo alle edizioni valtortiane, si trovano banalmente su Google. È un'opera meravigliosa per capire tutto quello che è la vita di nostro Signore. Vi lascio alla lettura. Passione e morte di Gesù. 10 febbraio 1944. Dice Gesù: ed ora vieni, per quanto tu sia questa sera come un prossimo a spirare, vieni, che io ti conduca verso le mie sofferenze. Lungo sarà il cammino che dovremo fare insieme, perché nessun dolore mi fu risparmiato, nessun dolore della carne, non della mente, non del cuore, non dello spirito. Tutti li ho assaggiati, di tutti mi sono nutrito, di tutti dissetato, fino a morirne. Se tu appoggiassi sul mio labbro la tua bocca, sentiresti che essa ancora conserva l'amarezza di tanto dolore. Se tu potessi vedere la mia umanità nella sua veste ora fulgida, vedresti che quel folgore emana dalle mille e mille ferite che aprirono con una veste di porpora viva le mie membra lacerate, dissanguate, percosse, trafitte per amore di voi. Ora è fulgida la mia umanità, ma fu un giorno che fu simile a quella d'un lebbroso, tanto era percossa e umiliata. L'uomo Dio, che aveva in sé la perfezione della bellezza fisica, perché figlio di Dio e della donna senza macchia, apparve allora agli occhi di chi lo guardava con amore, con curiosità o con occhio sprezzante, brutto, un verme, come dice Davide, l'obbrobrio degli uomini,
il rifiuto della plebe. L'amore per il Padre, per le creature del Padre mio, mi ha portato ad abbandonare il mio corpo a chi mi percoteva, ad offrire il mio volto a chi mi schiaffeggiava e sputacchiava, a chi credeva fare opera meritoria strappandomi le chiome, svellandomi le labbra, trapassandomi la testa con le spine, ridendo, complice anche la terra e i suoi frutti dei tormenti inflitti al suo Salvatore, slogandomi le membra, scoprendo le mie ossa, strappandomi le vesti e dando così alla mia purezza le più grandi torture, configgendomi ad un legno e innalzandolo come agnello sgozzato sugli uncini di un beccaio e abbaiando intorno alla mia agonia come torma di lupi famelici che l'odore del sangue fa ancora più feroci. Accusato, condannato, ucciso, tradito, rinnegato, venduto, abbandonato anche da Dio perché su me erano i delitti che m'ero addossato, reso ancor più povero dal mendico derubato, da briganti, perché non mi fu lasciata neppur la veste per coprire la mia livida nudità di martire. Non risparmiato neppur oltre la morte dall'insulto di una ferita e dalle calunnie dei nemici, sommerso sotto il fango di tutti i vostri peccati, precipitato sino in fondo al buio del dolore, senza più luce del cielo che rispondesse al mio sguardo morente, né voce divina che rispondesse al mio invocare estremo. Isaia la dice la ragione di tanto dolore. Veramente, egli ha preso su di sé i nostri mali e ha portato i nostri dolori. I nostri dolori, sì, per voi li ho portati, per sollevare i vostri, per addolcirli, per annullarli, se mi fosse stati fedeli, ma non avete voluto esserlo. E che ne ho avuto? Mi avete guardato come un lebbroso, un percosso da Dio. Sì, era su me la lebbra dei vostri peccati infiniti. Era su me come una veste di penitenza, come un cilicio. Ma come non avete visto traslucere Dio nella sua infinita carità da quella veste indossata per voi nella sua santità? Piagato per le vostre iniquità, trafitto per le vostre scelleratezze, dice Isaia, che coi suoi occhi profetici vedeva il figlio dell'uomo divenuto tutta una lividura per sanare quelle degli uomini, e fossero state unicamente ferite alla mia carne. Ma ciò che più m'avete ferito fu il sentimento e lo spirito. Dell'uno e dell'altro avete fatto zimbello e bersaglio, e mi avete colpito nell'amicizia che avevo posto in voi attraverso Giuda, nella fedeltà che speravo da voi attraverso Pietro che rinnega, nella riconoscenza per i miei benefici attraverso coloro che mi gridavano: muori, dopo che io li avevo risorti da tante malattie, attraverso l'amore per lo strazio inflitto a mia madre, attraverso alla religione dichiarandomi bestemmiatore di Dio, io che per zelo della causa di Dio m'ero messo nelle mani dell'uomo incarnandomi, patendo per tutta la vita e abbandonandomi alla ferocia umana senza dire parola o lamento. Sarebbe bastato un volgere gli occhi per incenerire accusatori, giudici e carnefici, ma ero venuto volontariamente per compiere il sacrificio e come agnello, perché ero l'agnello di Dio e lo sono in eterno, mi sono lasciato condurre per essere spogliato e ucciso
e per fare della mia carne la vostra vita. Quando fui innalzato ero già consumato da patimenti, senza nome, con tutti i nomi. Ho cominciato a morire a Betlemme nel vedere la luce della terra, così angosciatamente diversa per me, che ero il vivente del cielo. Ho continuato a morire nella povertà, nell'esilio, nella fuga, nel lavoro, nell'incomprensione, nella fatica, nel tradimento, negli affetti strappati, nelle torture, nelle menzogne, nelle bestemmie. Questo ha dato l'uomo a me, che venivo a riunirlo con Dio. Maria, guarda il tuo Salvatore. Non è bianco nella veste e biondo nel capo. Non ha lo sguardo di zaffiro come tu conosci. Il suo vestito è rosso di sangue, è lacero, è coperto di immondezze e di sputi. Il suo volto è tumefatto e stravolto, il suo sguardo velato dal sangue e dal pianto, e ti guarda attraverso la crosta di questi e della polvere che gli appesantiscono le palpebre. Le mani, le mie mani, le vedi? Sono già tutte una piaga e attendono la piaga ultima. Guarda, piccolo Giovanni, come mi guardò tuo fratello Giovanni. Dietro il mio andare restano impronte sanguigne. Il sudore dilava il sangue che geme dalle lacerazioni dei flagelli, che ancora resta dall'agonia dell'orto. La parola esce nell'anelito dell'affanno di un cuore già morente per tortura d'ogni nome, dalle labbra arse e contuse. D'ora in poi mi vedrai sovente così. Sono il re del dolore e verrò a parlarti del mio con la mia veste regale. Seguimi nonostante la tua agonia. Saprò, poiché sono il pietoso, mettere davanti alle tue labbra attossicate dal mio dolore anche il miele profumato di più serene contemplazioni, ma devi ancor più preferire queste di sangue, perché esse tu hai la perché con esse tu hai la vita e con esse porterai altri alla vita. Bacia la mia mano sanguinosa e vigila meditando su me, Redentore. Vedo Gesù così come egli si descrive, questa sera dalle 19 in poi, ed ora sono 1:15. Sono proprio in agonia, mi dice Gesù questa mattina, 11 febbraio, alle ore 7:30. Ieri sera non ho voluto parlarti di me, penante, perché ho iniziato la descrizione e visione dei miei dolori. Ieri sera è stata l'introduzione, ed eri così sfinita, amica mia. Ma prima che l'agonia torni, ti devo fare un dolce rimprovero. Ieri mattina sei stata egoista. Hai detto al Padre: speriamo che io duri, perché la mia fatica è più grande. No, la sua è la più grande, perché è faticosa e non è compensata dalla beatitudine del vedere e dall'avere Gesù presente. Come tu, hai anche con la sua santa umanità. Non essere mai egoista, neppure nelle cose minime. Una discepola, un piccolo Giovanni, deve essere umilissimo e caritatevolissimo come il suo Gesù. Ed ora vieni a stare con me. I fiori sono apparsi, il tempo di potare è venuto, si è sentita nelle campagne la voce della tortorella. E sono i fiori nati nelle pozze di sangue del tuo Cristo. E colui che sarà reciso come ramo potato è il Redentore. E la voce della tortora che chiama la sposa al suo convito di nozze dolorose e sante è la mia che ti ama. Sorgi e vieni, come dice la messa d'oggi. Vieni a contemplare ed a soffrire. È il dono che concedo ai prediletti.
Io rimango sempre basito quando leggo Maria Valtorta. Ha un potere di catturare con le sue parole e di spiegare stati d'animo e situazioni che non ho trovato in nessun mistico. Abbiamo letto un'introduzione, perché tanto ci concede il nostro tempo, ma possiamo soltanto immaginare quelle che possono essere state le sante passioni per noi di nostro Signore. Bene, prima di lasciarvi vi invito sempre a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella, commentare, condividere, condividere, condividere. Vi lascio questa volta per ultimo, per chi è rimasto fino alla fine, i nostri canali per mettersi in contatto con noi, ormai li conoscete, la mail, questo canale YouTube, i due canali Telegram e il canale Facebook. Vi lascio alla programmazione del canale Radio Sole Vivo e vi invito sempre a contemplare la sofferenza di nostro Signore nella prossima settimana, che sarà settimana di passione. Un santo saluto.